Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La colpa è di un governo che ha parlato tanto di immigrazione e non ha fatto nulla, di un'Europa che si sveglia solo oggi e dice: ah, ma forse dovremmo lavorare tutti insieme per risolvere il problema. Allora noi diciamo basta, iniziamo a lavorare, iniziate a fare qualcosa anziché solo a parlare e a fare tanta demagogia. Un'operazione ipocrita che sta avvenendo soprattutto in questo paese, in generale in Europa, ma soprattutto in questo paese, dove avviene in qualche modo uno sciacallaggio su questi morti. Sciacallaggio perché se si pensa veramente che il problema sia lo ius soli, la cittadinanza, la riforma dell'asilo politico che fermi queste cose qui, allora no, o non si è capito assolutamente nulla di quello che sta avvenendo nelle zone di conflitto e nelle zone dell'Africa, oppure si mente sapendo di mentire e si sfruttano sulla pelle di queste persone morte delle occasioni per poter portare avanti le proprie idee politiche. Il ministro Kyenge, il presidente Boldrini e tutte le persone che strumentalmente, tutte le volte, per un loro scopo politico di disintegrare quelle che sono le basi della nostra società, non fanno altro che dire: venite, tanto c'è posto per tutti. Non c'è posto per tutti e soprattutto devono essere messe delle regole. Non si può continuare a dare dei segnali, ripeto, ipocriti e pericolosissimi di accoglienza senza regole, perché altrimenti questi sono i risultati e i morti sono sulle vostre di coscienze. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, che essere una responsabilità sia riguardo ai migranti, quindi ogni paese deve assumersi una quota di questi migranti, sia responsabilità di carattere economico, perché la gestione di questa crisi costa molto e attualmente viene gestita solamente dall'Italia. Ieri in Consiglio d'Europa è stata votata una risoluzione su questa questione in cui il rapporto ci dice che esclusivamente in maniera asettica il nostro paese non ha fatto le politiche migratorie nella maniera giusta, e se il nostro paese vuole avere la condivisione degli altri paesi europei deve garantire le risorse, perché allora a quel punto ci sarà la condivisione del resto dell'Europa. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.